Abbiamo lavorato per questa cosa e era importante di tornare subito in A, dove lo meritiamo di essere, tutta la città e i giocatori. Adesso dobbiamo guardare avanti, abbiamo ancora 5 partite e dobbiamo lavorare per il prossimo anno. Iachini ha individuato nella partita contro il Crotone il punto di svolta. Tu sei stato protagonista in quell'occasione, concordi con l'idea del tecnico? Penso che è stata una partita molto importante perché sono stati 3 punti fondamentali prima le vacanze. Però penso che ogni partita è stata importante, ogni partita abbiamo fatto il nostro massimo e siamo riusciti a fare veramente una grande stagione. Io lo sento come tutti gli altri giocatori, perché penso che questa vittoria è stata di tutti quanti. Abbiamo fatto sempre allenamento al 100%, nessuno ha mollato e quello penso è stato il segreto di questo campionato. Io sono molto contento perché il mio obiettivo anche era questo, perché l'anno scorso abbiamo iniziato un passo sbagliato, spero che quest'anno hanno visto i veri Iachini e spero che adesso possa andare su questa strada e vediamo grandi cose, che riusciamo a fare grandi campionati in A. Sorrentino ha detto spero che Iachini rimanga perché ha grandi qualità. Iachini cosa risponde a Sorrentino? Io lo ringrazio, io lavoro ogni giorno con lui e sono veramente contento perché ho imparato tantissimo da lui. Io provo di imparare anche da lui, anche dal mister e da tutti quanti, per quello il nostro rapporto è molto positivo, siamo amici e per quello dobbiamo continuare a lavorare insieme e sperare in alto. Io sono sempre pronto, sempre. Dopo il mister fa le scelte, il mio lavoro è di allenarmi fino a venerdì e stare pronto se mi sarà bisogno di me, sì o no. E senza i tifosi noi non siamo niente, abbiamo bisogno di aiuti di loro. Abbiamo visto già sabato che quando siamo tornati a Barbera erano già tutti fuori lì e penso che siamo sulla strada giusta e entusiasmo c'è. E dobbiamo continuare su questo aspetto e spero che ci saranno anche tantissimi bambini, perché questo loro sono il futuro e dobbiamo andare su quella strada lì.